I licenziamenti combinati dalla cooperativa San Martino a carico degli operai ritenuti responsabili dell'occupazione di un intero reparto al deposito 2 di Ikea sarebbero circa 20. I provvedimenti disciplinari sono stati decisi domenica scorsa dal CDA della Coop. In questi giorni le raccomandate stanno arrivando ai 33 soci lavoratori che erano stati sospesi a seguito dell'episodio del 14 aprile. Voci non ufficiali indicano una ventina di licenziamenti adottati, per tutti gli altri la sanzione sarebbe minore. Tutti gli operai interessati possono aprire ora una vertenza individuale per contestare il provvedimento, non è però escluso che possa riprendere anche la dura protesta dei Sicobas. Per il momento comunque sembra reggere la tregua stabilita in prefettura, quindi da giorni non si vedono blocchi ai cancelli e la tensione si è notevolmente affievolita. Intanto la CGIL chiede un tavolo di confronto tra Ikea, San Martino e sindacati confederali, sottolineando come le tre centrali cooperative cui fanno riferimento i soggetti che operano negli stabilimenti della multinazionale svedese non abbiano ancora sottoscritto il contratto nazionale della logistica del luglio scorso. La Coop San Martino si dice disponibile al confronto, ribadendo però che grazie agli accordi di secondo livello, firmati anche dai delegati CGIL, in Ikea si applica già quanto previsto proprio dal contratto, con premi che arrivano sino a 200 euro mensili.